27 gennaio, giorno della memoria, anche Rovigo ha celebrato questo importante momento, per non dimenticare, Sindaco. È stata una giornata importante, piena di eventi, piena di emozioni. Una giornata che è cominciata presso la sala consiliare dell'amministrazione provinciale, dove abbiamo avuto i saluti di tutte le autorità civili, militari e religiose. Abbiamo avuto il piacere di ospitare il rabbino capo della comunità ebraica di Padova e Rovigo e nell'ambito delle manifestazioni della giornata odierna abbiamo avuto la possibilità di visitare il cimitero ebraico che si trova presso Piazzale Soccorso, di depositare grazie all'associazione Terra d'Amar la prima pietra d'inciampo in prossimità della casa della signora Colorni, Rodigina, deportata e mai più tornata nel 1944, e infine il doveroso omaggio da parte dell'amministrazione comunale ad una lapide che si trova in prossimità del vecchio ghetto ebraico che ricorda come la comunità ebraica fosse parte integrante della nostra città. L'amministrazione intende partecipare con sentito dovere alle manifestazioni e invita tutta la cittadinanza ad un momento di raccoglimento, perché la memoria è parte integrante del percorso culturale e civile di ciascuno di noi. Ricordare quello che è accaduto, ricordare il sacrificio di 6 milioni di ebrei, ricordare la furia nazista e come questa ha inquinato il sentire umano è una cosa doverosa a cui noi come amministrazione invitiamo. Grazie mille.